Diciamo con qualche dato incontrovertibile. In Italia, con i sacrifici degli italiani, il debito pubblico scende dal 1992 al 2006. Con i sacrifici degli italiani, il debito pubblico scende. Cioè dal governo Amato, diciamo, inizia a fare sacrifici a noi. Fino al secondo governo Prodi. Ricomincia a salire con il secondo governo Prodi. Sale rapidamente, molto più rapidamente, con il terzo governo Berlusconi. Questi sono dati incontrovertibili. Nessuno può mettere in dubbio questi fatti. Sale. E io domando, la colpa dei sacrifici è di chi paga i debiti o di chi ha fatto i debiti? Perché quando fai i debiti e spendi, c'è chiaro che tutti stanno meglio, ma quando fai i debiti e spendi, tu ti porti sempre più vicino al punto in cui fai fallimento. E arriva qualcuno il quale i debiti li deve pagare. Monti paga i debiti che ha fatto Berlusconi. La uscita di Berlusconi adesso corrisponde ad una precisa strategia che era chiara fin dall'inizio. Quando si delinea il rischio della bancarotta vuol dire che lo Stato non paga più gli stipendi, che lo Stato non paga più le pensioni, che l'Italia va a fondo. Quando si delinea il rischio della bancarotta, siamo sull'orlo della bancarotta, Berlusconi, più esattamente Tremonti, va a Bruxelles e sottoscrive degli impegni chiamati six pack. Sono gli impegni che Berlusconi non ha il coraggio di venire in Italia a trasformare in legge. E allora cosa fa? Do le dimissioni, Monti fa il lavoro sporco, cioè Monti spiega all'Italia che ho preso Berlusconi, in Europa, l'impegno a fare queste cose, e poi dopo io torno e ricomincio come prima, come se non fosse successo nulla. Questo è quello che è accaduto. Stiamo male, i giovani non trovano lavoro, gli artigiani, i commercianti fanno fatica però a trovare commesse. Ci fate capire questo anticipo di lezioni, no? Diciamo che è probabile no, che... No, ma mi faccia chiudere. La colpa di chi è? Di chi paga i debiti o di chi ha fatto i debiti? E adesso si prepara a farne di nuovi. Tornare per farne di nuovi. Tornare dicendo, con me io abbasserò le tasse. Abbasserò le tasse e torneremo di nuovo. Stamperò moneta. Perché la promessa di Berlusconi è stampare moneta. Sapete cosa vuol dire stampare moneta? Vuol dire che il valore dei vostri stipendi cade del 50%, che il valore del vostro patrimonio cade del 50%. Ma questo è la demagogia la quale tenta di ingannare il paese. Allora, fate colpe sono tutte di Berlusconi. No, è chiaro, c'è un mondo pieno di speculatori. Voi li vedete i film della National Geographic, i lupi che vanno a caccia. E ci sono i lupi, certo che ci sono i lupi. I lupi sono gli speculatori. I lupi sono gli speculatori. Ma cercano l'animale più debole, con Berlusconi era l'Italia. Oggi l'Italia, chiedo, lei ritiene che in questo momento Mario Monti abbia le mani più libere per poter dare una, come dire, disponibilità al vostro rassemblement di essere il candidato premier per la legislatura che inizia nel 2013? Lei crede che Monti sia il candidato premier? Evidentemente sì. Sì. Perché c'era un patto fra gentiluomini. Voi mi appoggiate fino in fondo e riprendete la mia agenda e io non mi candido. Berlusconi, e questo è il fatto politico rilevante, a questo patto è venuto meno. Per due settimane. Ed è venuto meno per... No, non per due settimane. Lui ripudia la gente a Monti. Il discorso che ha fatto Alfano in Parlamento e le cose che ha detto Berlusconi alla stampa dicono che Berlusconi ripudia l'agenda Monti, votata con i voti dei suoi, non di tutti i suoi, e quelli che non l'hanno votata già allora perché non la votavano? Perché pensavano di essere d'accordo con i sentimenti più viscerali del loro capo. Cosa si dimostra? Non puoi dire una cosa di questo genere. Crosetto, che se c'è una persona indipendente a lui, ma quando votava contro Monti non faceva notizia. Si dimostra, primo, il PDL è il partito di Berlusconi. Noi abbiamo guardato con simpatia i tentativi di Alfano di trasformarlo in un partito vero. Ma il PDL è il partito di Berlusconi. Lui ci mette i soldi, lui ci mette le idee, lui ma ci mette la faccia. Ma perché lui vicino non è il partito lui di Casini? Mette... No. No. Lui ci mette... No. No, è il mio partito. È il, mio è il partito di Casini, ma è anche il mio partito. Andiamo avanti. Quindi non è possibile trasformare il PDL in un partito normale. Questo è il primo dato che emerge. Il secondo dato che emerge è che Berlusconi fa una campagna elettorale alla Grillo.
pensando che destabilizzando il paese e sulle rovine dell'Italia. E questa è la campagna che state facendo voi, non è quella di Berlusconi. Un giorno a tornare al governo. Terzo, che davanti a questo Monti deve valutare in coscienza, certo. Noi non lo tiriamo per la giacca, ma deve valutare in coscienza sia il caso di candidarsi per evitare che tutto quello che lui ha fatto venga portato. Quando lei dice candidarsi, che significa? In altre parole, per un anno Monti ha detto non mi candido, adesso dice si candida, certo. Quando arriva il momento della verità, non si candida finché non ci sono le elezioni. E poi dite di Berlusconi. Però me lo spiega tecnicamente, mi scusi Buttiglione, siccome Monti è senatore a vita, l'ha detto, non ha bisogno di rientrare in Parlamento, può dare un'indicazione di dire usate il mio nome nella lista per l'Italia, lista per l'Italia Monti Presidente? Io mi auguro che non ci siano nomi di persone nelle liste, perché c'è un faticoso processo per tornare a una politica normale, in una politica normale non si mette. E allora come fa a essere Monti il candidato se è già in Parlamento? Non può essere. La legge prevede l'indicazione di un candidato premier. Quindi come indicazione di un candidato premier? Esatto. È così. La legge prevede l'indicazione di un candidato premier. Senza che lui sia lista, perché è già dentro il Parlamento. Il leader della coalizione. Ed è una cosa diversa essere stati in Parlamento anche 20 anni. Era un chiarimento tecnico leader. Quando Cole si è candidato, era in Parlamento da diversi anni, non deve andare a vedere da quanti anni uno è in Parlamento, da quanti anni si presenta come leader del paese, pone la sua candidatura a leader del paese. Mi risulta che Monti lo ha fatto un anno fa, è stato chiamato per realtà, non ha posto la sua candidatura. Mi risulta che Berlusconi da 20 anni non fa il parlamentare, fa il leader o l'aspirante leader del paese. Sono due cose profondamente. Adesso mi finire così che il PD si va a unire all'area Monti? Unire non lo so, certamente diciamo le forze europeiste responsabili possono ragionevole fare un disponibile a stare in un governo Bersani a guida, Monti magari al presidente. No, un momento, calma. Flash che sto venendo fuori. Noi e Bersani siamo tendenzialmente alternativi. Ma quando la casa brucia siamo e sui valori non negoziabili noi non voteremo mai le proposte. Va bene, quando si vota a Roma? Ma quando la casa brucia bisogna buttare tutti.